In questi ultimi mesi l'escalation criminale nei confronti delle amministrazioni locali e non solo, insomma, sono stati molti, sono stati troppi, come troppe sono state poi tutte le iniziative e conseguenze. Il problema sta diventando emergenza sociale. I sindaci dei comuni del sud, della Calabria in particolare, si trovano veramente dentro una sorta di trincea con rischio non solo della incolumità personale, ma soprattutto, insomma, debbono fronteggiare i danni alle cose, anche quelle private. Oggi c'è un'iniziativa qui a Catanzaro che fa il punto con un rapporto, la cui relazione sarà tenuta dalla senatrice Doris Lomoro, che è presidente di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori comunali. L'iniziativa viene, diciamo, dopo una giornata di consultazione tra il viceministro all'interno Bubbico, che è qui presente per l'occasione, e tutte, diciamo, quelle istanze istituzionali a partire dalle forze dell'ordine, al prefetto, per fare appunto l'esame di quanto sta avvenendo. Tutto ciò va bene, tutto ciò è importante, tutto quello che serve a tenere alta la tensione è sicuramente apprezzabile, ma c'è un punto. Un punto è come si passa dall'accademia, dalla discussione, dalle buone proposizioni ai fatti. Ecco, noi siamo venuti in questa iniziativa per cercare di capire se da questa iniziativa, da tutta questa serie di diciamo, attentati che ci sono stati, ne verrà fuori un provvedimento legislativo che possa arginare e contrastare concretamente questo fenomeno che sta diventando vera e propria emergenza sociale. La luna è sotto casa, ma non la prenderò. Non cerco la fortuna che un giorno mi lasciò. Non mi appartiene il sogno, non cerco falsità. La vita è una battaglia fatta per la verità. Ti lascio ai tuoi pensieri, ai tuoi santoni indù, ai mondi di parole, al vuoto che vuoi tu, ai tuoi guerrieri pazzi che dormono con te, che corrono sull'erba di un giardino che non c'è. Mi hai chiesto di venire nel tuo castello blu, con gli occhi nelle tasche, coi piedi sotto in su. Ho fatto del mio meglio per stare insieme a te, ma tu facevi tutto per non stare insieme a me. La tua foresta muta non dà la libertà, la voce si è smarrita ma un giorno parlerà, e sopra le tue spalle la polvere cadrà. Vorrai tornare indietro, ma ritorno non sarà. La luna è sotto casa ed io la lascio a te. Se cerco qualche cosa lo voglio perché c'è. Ti lascio ai tuoi guerrieri, ai tuoi santoni indù, ai dogmi di una fede tra il suicidio e la virtù. Se un giorno soffrirai, se furia di sognare tu ti distruggerai, sei polvere, sei neve, hai solo falsità, io ho una cosa.
porta. Senatrice, ma presidente, ma soprattutto diciamo una che è stata dalla parte della barricata sulle tematiche che oggi si trova diciamo in qualche modo ad affrontare da parlamentare. Sei stata sindaco, lei è stata sindaco, mi scuso per il tu, c'è una vecchia amicizia, lo possiamo dire, alle telecamere. Insomma, però adesso concretamente molti calabresi si chiedono come si può arginare questo fenomeno che in qualche modo mette in fibrillazione le comunità, perché una comunità piccola che vede il sindaco intimidito, insomma, crea molti problemi, come le grandi, ma le piccole ancora di più. Condivido l'impostazione del discorso, non c'è dubbio che questa proposta che poi mi sono trovata a presiedere non è un caso che sia nata da un senatore calabrese che ha fatto il sindaco, perché l'osservazione sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali è partita innanzitutto in Calabria, anche perché la Calabria è la regione più colpita, ma poi perché la Lega delle Autonomie in anni lontani ha cominciato ad indagare il fenomeno dello scioglimento per mafia dei comuni e poi si è spostato su quest'altro fenomeno che è legato ma può essere anche una cosa diversa. Quindi l'attenzione è partita non a caso da me, da me come poteva partire da altri che avessero le stesse caratteristiche. E non c'è dubbio poi che bisogna che le commissioni d'inchiesta non servono per, come atto di denuncia. L'atto di denuncia è un'interrogazione, è un articolo di un giornale. Una commissione d'inchiesta serve per indagare un fenomeno e per trovare poi dei correttivi. E una delle cose che posso dire subito è per esempio che da questa commissione d'inchiesta sono nate proposte operative che sono già all'esame del Parlamento italiano. Faccio un esempio: fino a quando succede, come sta succedendo ora, che una macchina incendiata a un sindaco e l'indagine è seguita così come una macchina indagata e bruciata a qualsiasi cittadino, e cioè la qualificazione giuridica del fatto è un danneggiamento a un bene personale, è chiaro che anche le forze dell'ordine non hanno strumenti adeguati, perché non possono, per esempio, non possono emettere misure cautelari, intercettazioni telefoniche, quindi dobbiamo potenziare il fronte anche repressivo, e da questo punto di vista abbiamo elaborato un disegno di legge che è stato elaborato contestualmente dalla Commissione e che è stato sottoscritto da tutti i commissari di tutte le forze politiche per correggere questo dato. Poi l'altro elemento importante che è nato dalla Commissione è che non bisogna pensare che l'atto intimidatorio significa sempre 'ndrangheta, che sempre dunque c'è qualcosa di grosso dietro l'atto intimidatorio, perché ahimè il fenomeno invece è un fenomeno culturale molto più radicato, molto più diffuso, e quindi in questo senso molto subito. Molti atteggiamenti mafiosi, sì. Fuori dall'organizzazione più grossa. Condivido anche in questo caso l'intervento, perché non c'è dubbio che c'è mafiosità, perché tant'è vero che nelle regioni dove la mafia è radicata si verifica di più, perché l'atteggiamento alla mafiosità è un atteggiamento culturale. Ma cosa può succedere? Che anche un torto che si presume di aver subito, o una proposta che si presume, non lo so, dice, mi ha fatto una promessa, delle volte basta un discorso, ma anche un impegno che non si è mai assunto, che magari si è detto ma poi vediamo, perché uno in campagna elettorale davanti a problemi dice poi vediamo cosa posso fare, ecco, si traducono poi in atti di ritorsione, minacce, intimidazioni, e tutto questo impoverisce anche il comune, perché poi un sindaco intimidito può reagire in tanti modi, si può dimettere, questa è la cifra oscura che nessuno conosce. Noi abbiamo localizzato 71 casi in cui le dimissioni sono diventate scioglimento, scioglimento per dimissione dei consiglieri. E in un caso, quello di Rizziconi, si è parlato di uno scioglimento fatto dalla mafia e non per mafia. Quindi abbiamo guardato a tutti gli aspetti di questo fenomeno, e altre proposte sono nate. Posso farne
qualcuna, giusto per capire, in ciascuna comunità il sindaco emette gli TSO, i trattamenti sanitari obbligatori. Succede in un certo numero di casi che il soggetto che è labile, che ha problemi psichiatrici e in questo senso va tutelato, vede nel comune il suo, diciamo così, la persona che lo perseguita, perché una persona che non sta bene accetta le cure di un medico ma non capisce cosa c'entra il sindaco. Allora perché mantenere questa competenza al sindaco? Oppure le demolizioni dei manufatti abusivi, ma siamo proprio sicuri che lo debba fare il sindaco, che spesso non ha gli strumenti né economici né le risorse umane né quelle del personale per farle? Allora tutta una serie di verifiche che abbiamo fatto hanno prodotto una serie di proposte che in alcuni casi sono amministrative, in alcuni casi sono legislative, in alcuni casi non hanno bisogno di essere tradotti in nessun provvedimento perché richiedono buona volontà. Oggi c'è il Vice Ministro dell'Interno Bubbico che ha seguito molto la mia commissione e che si è speso molto spesso all'esterno per questa commissione valorizzando il lavoro che abbiamo fatto. Il Ministero dell'Interno per esempio farà e sta facendo da qualche tempo, da qualche mese, una cosa che non è stata mai fatta, quella di censire i casi. Quando abbiamo iniziato questa inchiesta, le 106 prefetture italiane, non ho nessuna difficoltà a dire che cadevano dalle nuvole. Oggi c'è una voce, e ci sarà anche nei registri dei reati, c'è una voce che visualizza il fenomeno anche per cercare di darne una lettura che non sia affidata alla memoria del carabiniere, del poliziotto, del magistrato, ma che sia invece chiunque ci sia a quel posto, che sia misurabile e quindi arginabile. Presidente, allora una serie di iniziative, diciamo questa oggi con Bubbico, c'è la presentazione del rapporto, ma è chiaro che si va oltre la questione del rapporto, qui il problema della sicurezza degli amministratori è quasi un'emergenza. Cosa avete detto comunque nei colloqui che, a parte questi pubblici, ma con il Vice Ministro degli Interni avete avuto, insomma, per fronteggiare quella che sta diventando oggettivamente un'emergenza che sta mettendo fibrillazione in tutta l'amministrazione locale? Mi consenta di dire una cosa, sostanzialmente io oggi sono qui come segretario provinciale del PD perché questa è una iniziativa del PD e avere avuto l'onore, la possibilità di passare un'intera giornata col Vice Ministro Bubbico ci consente di mandare un segnale alla città, ma ai tanti cittadini preoccupati, che il PD intende interloquire con la parte più debole della città e della provincia. Una città che in questi ultimi tempi si è sentita attaccata da forze criminali che spesso hanno minato la tranquillità, la convivenza civile. Col Ministro Bubbico oggi sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista, diciamo, politico e pubblico oggi pomeriggio abbiamo fatto un'analisi dei problemi, una ricognizione, dice lui, che consentirà al governo di intervenire nel modo migliore. Ancora una volta ci siamo posti come interlocutori fondamentali e principali dei cittadini della città di Catanzaro e della Calabria. Oggi assieme al Presidente Oliverio saremo ancora di più protagonisti di questa interlocuzione per dire ai cittadini: non siete soli, le istituzioni serie, quelle che hanno a cuore le popolazioni più deboli, sono a fianco a voi e continueremo ad esserlo dando risultati concreti, a partire dalla presenza del governo che è qui assieme a noi a discutere dei nostri problemi. Sindaco, un'iniziativa, lei purtroppo è fresco, diciamo, di un segnale sul campo. Ecco, però in questi giorni avete avuto modo di discutere e anche di trasmettere al governo, perché insomma lei non rappresenta un ufficiale di governo nel suo territorio. Ecco, che tipo di riflessione avete fatto? Allora, anche l'iniziativa di oggi serve a sottolineare la difficoltà di amministrare i nostri territori e dal rapporto che poi la senatrice Lo Moro poi esporrà oggi, quindi il lavoro fatto dalla Commissione farà emergere in maniera chiara che nei nostri territori non c'è soltanto 'ndrangheta, o comunque tutto quello che accade nei nostri territori non è soltanto 'ndrangheta, ma è anche forma di violenza e di cultura mafiosa, tra virgolette, no? Cioè il mancato rispetto, l'abitudine comunque a non rispettare le regole, l'abitudine a violare quelli che sono i principi basilari della democrazia,
Questo magari è quando un'amministrazione cerca di impostare il proprio mandato nel rispetto delle regole, nel rispetto della legalità e nel rispetto anche del prossimo, perché io condivido lo spirito costituzionale che recita che la libertà di una persona finisce dove inizia la libertà del prossimo. Allora, quando un'amministrazione purtroppo nei nostri territori cerca di fare questo tipo di politica, qualcuno pensa di fare quello che è successo a me, che capita anche a molti altri amministratori. Non bisogna correre il rischio di uniformare tutto quanto come se fosse 'Ndrangheta, ma comunque bisogna tenere i riflettori aperti, bisogna comunque tenere il livello di guardia elevato, perché è una rivoluzione culturale che noi dobbiamo iniziare a fare. E da amministratori, da sindaci abbiamo il compito e il dovere di improntare il nostro mandato verso queste direttrici, che sono le direttrici della legalità, del rispetto delle regole e altro. Lo Stato mi è stato vicino, da subito. Io devo ringraziare l'Arma dei Carabinieri che dalla notte che mi è successo il fatto comunque ha manifestato la propria vicinanza al prefetto. Abbiamo fatto il punto su Zagarise anche grazie alla vicinanza del nostro caro concittadino, il procuratore Emilio Ledonne, ex vice procuratore nazionale antimafia, col quale assieme al prefetto e assieme all'intero consiglio comunale abbiamo fatto il punto sulle problematiche che riguardano i nostri territori e le iniziative che bisogna prendere per non far chiudere i riflettori sull'accaduto. Approfitto per dire grazie al giudice Ledonne per la disponibilità che ha dimostrato a farsi coordinatore assieme, quindi un'iniziativa proposta dalla provincia, dalla prefettura, di fare un corso di alta formazione per vigili urbani del nostro comprensorio che si terrà a Zagarise, in maniera tale quindi da formare anche il nostro corpo, i corpi di polizia municipale, a far fronte anche a queste difficoltà, a queste problematiche. Sindaco, lei rappresenta l'istanza in ANCI dei piccoli comuni. Grande discussione, conferenze, ma nel concreto, sicuramente, vista l'escalation, cosa avete proposto? Beh, io credo che si può tranquillamente dire che, al di là delle tante chiacchiere che si fanno, gli amministratori locali, i sindaci, in specie quelli dei piccoli comuni, vivono in splendida solitudine. Tanti attentati, tante violenze, ma la solitudine, diciamo, dei sindaci non cambia. Ci sono le solidarietà nell'immediatezza delle vicende accadute, poi un silenzio e tutto quanto procede come prima. Io credo che invece bisognerebbe intanto dare più forza agli amministratori pubblici, perché sono dei veri eroi oggi. Lo Stato centrale realizza un taglio dopo l'altro, ogni anno i bilanci vengono falcidiati dai trasferimenti che non arrivano, oppure i comuni oggi svolgono un ruolo di esattori per conto dello Stato, come è avvenuto per esempio per l'IMU agricola. Sul piano strettamente della sicurezza, anche qui tantissime chiacchiere, fatti pochissimi. Per esempio Ponno Sicurezza, progetti di videosorveglianza, dai tempi nei quali era sottosegretario Nitto Palma, abbiamo presentato decine e decine di progetti, non abbiamo visto un solo finanziamento. Quindi non c'è da stare allegri, i rapporti vanno bene, sottolineare il numero degli attentati va benissimo, però accanto a tutto questo ci vogliono misure concrete, provvedimenti concreti e una legislazione significativa, non la legge del Dio, che assolutamente indebolisce ulteriormente le autonomie locali, ma una legislazione che sia in grado di supportare concretamente l'attività degli amministratori locali, l'attività dei sindaci, che sono la frontiera quotidiana nel rapporto con i cittadini. Presidente, insomma, una serie di annunci importanti in questa serata del PD, però dedicata al rapporto sul fenomeno delle intimidazioni. Compreso questa, diciamo, che a metà maggio, insomma, lei ha annunciato questo piano anticorruzione. Ma quella delle intimidazioni è un fenomeno che si ripete e purtroppo colpisce amministratori locali onesti che hanno solo la colpa di svolgere nel rispetto della legalità il loro compito, le loro funzioni amministrative. Noi dobbiamo rispondere con grande determinazione
a questo tipo di atti tesi a condizionare attraverso la violenza appunto le attività delle amministrazioni locali. Io credo che la relazione presentata al Senato nei giorni scorsi dalla commissione di indagine presieduta dalla senatrice Lo Moro ha un grande pregio, non solo quello di aver fatto il quadro puntuale della situazione relativa a questo fenomeno, ma anche di avere avanzato proposte tese a scoraggiare questo fenomeno e di incoraggiare, a rafforzare un quadro di legalità nella quale gli amministratori locali possano operare. In modo particolare nella nostra regione noi registriamo purtroppo, ahimè, un primato nel panorama nazionale che è un primato assolutamente negativo, che merita una attenzione concreta. Sul piano del coordinamento delle istituzioni, la Regione in questo senso è impegnata in prima linea, ma anche sul piano della repressione. Io ho detto nel mio intervento in occasione della presentazione della relazione al Senato che è assolutamente inconcepibile che si possa avere una disparità anche di presenza dei presidi dello Stato tra le diverse regioni. Ho fatto l'esempio dell'Emilia, pur riconoscendo all'Emilia il diritto di avere presidi in ogni comune, presidi di sicurezza, rispetto alla nostra regione che ha il 20% del territorio assolutamente privo di presenza di presidi di sicurezza. Quindi abbiamo bisogno di rafforzare i presidi di sicurezza, abbiamo bisogno di coprire gli organici della magistratura, perché i magistrati operano in una condizione difficilissima nella nostra regione anche in conseguenza della insufficienza di organici, e in questa direzione ho chiesto al vicepresidente del CSM, all'onorevole Legnini, di porre l'attenzione del CSM questa problematica che ritengo debba avere risposte immediate, così come stasera all'onorevole Bubbico, al vice ministro Bubbico ho evidenziato appunto la necessità di un rafforzamento dei presidi di sicurezza e delle forze dell'ordine. Ma naturalmente c'è un compito che va ben al di là e che ritengo di fondamentale importanza, che è quello di un impegno culturale, politico e istituzionale in direzione del rafforzamento delle pratiche della legalità, delle buone prassi amministrative. Noi stiamo lavorando per mettere in atto un processo di bonifica sul piano più generale, per spingere ad un elevamento della consapevolezza che bisogna affermare la legalità e le regole come condizione per crescere, per aprire prospettive di cambiamento a questa nostra regione. Abbiamo definito alcuni strumenti, tra i quali anche il piano anticorruzione che sarà presentato entro metà maggio, e successivamente sarà oggetto di una iniziativa pubblica con gli amministratori locali, alla presenza, mi auguro, del dottor Cantone, autorità nazionale sull'anticorruzione. Lavoriamo in questa direzione perché questa deve essere la strada da perseguire per aiutare la nostra terra a rimettersi in piedi e a mettersi al passo con altre realtà del Paese. Quello della legalità, delle regole, non è un optional o un qualcosa di cui si può fare a meno, no, è la condizione per crescere, per determinare in questa terra crescita economica, sociale, per liberare questa regione dal fardello della criminalità organizzata, per liberare questa regione da pratiche clientelari, e naturalmente fare questo significa impegnarsi con grande coerenza tra i pronunciamenti, gli obiettivi programmatici e le condotte che concretamente nella quotidianità, nell'agire amministrativo, gli amministratori sono tenuti a
da fermare, e naturalmente con questo sforzo corale io credo che noi possiamo davvero determinare le condizioni per il necessario riscatto della nostra terra. Sembra che sia un fenomeno che si stia dilagando, insomma, a partire dalla Calabria comunque si sta estendendo anche sul territorio nazionale, questo insomma dello scioglimento dei consigli. Sì, sì, come risulta dalla relazione, la regione Calabria ha un triste primato purtroppo, ma il fenomeno è molto presente in altre regioni italiane, quindi non è circoscrivibile ad una realtà, ad una specifica realtà. Per questo il fenomeno è allarmante, deve indurci tutti ad agire con prontezza. C'è anche un problema sulla legislazione sugli scioglimenti degli enti locali per mafia? Sì, i comuni sciolti per mafia devono essere sostenuti e aiutati. E la relazione indica anche la necessità di mettere a punto strumenti a supporto di quelle amministrazioni comunali ricostruite dopo gli scioglimenti. L'iniziativa insomma ha prodotto, a parte il dibattito, ma abbiamo potuto sentire una serie di indicazioni e di proposte, lo diceva la senatrice Lo Moro, saranno affrontate anche quelle che sembrano proposte per contrastare il fenomeno delle intimidazioni che spesso, pur assumendo caratteri mafiosi, spesso però, soprattutto nelle piccole comunità, non è riconducibile a quello che noi pensiamo, cioè al fenomeno dell'andrangheta che conosciamo, al fenomeno delle organizzazioni criminali. Spesso ci sono tutta una serie di vicende che i sindaci devono affrontare e dalle quali bisognerebbe sganciarli in qualche modo, perché li pone di fronte a problematiche che non solo sono difficili da gestire, ma li espone anche, diciamo, a rappresaglie di certi atteggiamenti che chiaramente nei paesi del Mezzogiorno, della Calabria in particolare, in qualche modo mutuano quelle che sono gli atteggiamenti criminali. Oggi c'è stata la presentazione del rapporto, abbiamo sentito le posizioni dei maggiori rappresentanti istituzionali nazionali e regionali che queste istanze dovranno rappresentare. Nei prossimi mesi vedremo come tutto ciò si trasformerà in provvedimento legislativo. Per ora, da Catanzaro, da questa iniziativa che appunto è la presentazione del rapporto sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori, a tutto l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci.